Va bene, ehi ragazzi, come va? Io sono Lethnax e oggi siamo in un nuovo video. Oggi siamo in un nuovo video. È un po' strano questo, mi blocca la vista, la visione, ma non so come metterlo. Cosa devo dire? Oggi siamo in un nuovo video, sapete di cosa? Effettivamente, Esplorando Cubi, no, non era Esplorando Cubi, come cazzo si chiamava questa serie? Alla ricerca di Cubi. Siamo in un nuovo video di Alla ricerca di Cubi. E niente, cercheremo Cubi questa volta su Cubeth. Come sapete, in questa serie cerchiamo Cubi su pagine, su websites che ci sono su internet. In questo caso vedremo Cubes, che è una pagina che a me piace un sacco. Forse è la pagina, oltre Light Take, dove ho comprato più Cubi. E niente, perché è una di quelle che ancora ha la spedizione gratuita a livello internazionale. Pertanto la vedremo, questo è un punto molto positivo. Spedizione gratuita in tutto momento. Come cazzo si faceva questo? Era qui? Oh! Non era qui! Mi sono confuso, cazzo. Questa non era la scena. Siamo nuovamente qui su Firefox. No, non mi pagano per perciò niente. Google! Siamo su Google! No, lasciami stare. Andiamo su Cubes. Su Cubes.com. Era com, non mi ricordo se era com. Immagino di sì. Qua, Cubes.com. Sì, era Cubes. E guardate, è una pagina che tra l'altro dice Happy New Year 2020 o 2020 in italiano. Già, iniziamo forte. Guardiamo tutti questi cubi. Questo è il Diane 30 Axis Wheel. C'è un cubo molto bello che si chiama Axis Wheel. Time Machine, che è un cubo tipo questo, però che è un 3x3. È un 3x3. E quello che succede è che vediamo se lo trovo. Time Machine Cube è questo qui. Lo vedete? Mi fa piacere che lo vediate. È una specie, non era un 3x3, guardate, mi ricordavo male. È un, perché cazzo non si vede questa immagine tutta? Che cazzo? Oh, c'è su Amazon. Su Amazon UK. E è questo. È un 2x2. Come vedete, è un 2x2. Che oltre ad avere un 2x2 interno qui, questi sono gli angolini del 2x2. Lo vediamo, no? Ah, queste wheels, queste ruote, che hanno numeri. E tu puoi girare. Non so quanti sono, perciò non so quanti tagli ci sono. Non so quanti gradi sono in totale. Però tu giri una X quantità di gradi e poi cambiare, e questi, tutti questi pezzettini, questi, tutti questi numeri si permutano fra di loro. Mi metto gli occhiali perché sto diventando nervoso, sono troppo iperattivo. E allora, questo è un 2x2, che qua anche, questa è la parte, no? Questa parte fa del 2x2, questa non ruota, questa è parte del 2x2, questi sono quelli che ruotano. Non posso mostrarvi quello che ruotano. E qua abbiamo, qua su Cubes abbiamo la stessa. Oh wow, hai mostrato in maniera bellissima la cosa questa. È un time machine, però invece di essere un 2x2, è un dodecaedro. Mi sembra che sia un dodecaedro, però con più colori. Per esempio, questo qui, e non è soltanto un dodecaedro, perché non, le facce non girano. Come cazzo gira questo cubo? Sto cominciando a... vediamo? Ah, ecco, sì, allora... era come pensavo, ok. Girano in questa maniera le facce. Vediamo questi... oh, mamma mia. Girano in questa maniera. What the fuck? What the fuck? È bellissimo, cioè immaginate tutte le cose che possiamo fare. Immagino che questi pezzettini, a differenza del 2x2, questi si possano... cioè questa possa prendere la posizione di questa... pertanto ci siano permutazioni molto strane, o forse no, per la curva, c'era al contrario, non lo so, non l'ho mai avuto fra le mani, perciò queste sono delle, come cazzo si chiamano? Teorie, sono soltanto teorie, niente di, e niente, se questi pezzettini qui, queste piccole ariste, si scambiano con queste, con questi angolini, no? Questi parti della ruota qui, allora il cubo è, il meccanismo è molto diverso dal, cioè in generale già è diverso dal time machine 2x2, però se questi pezzi si possono scambiare, e in pratica tu puoi scambiare,
cioè nell'altro caso si potrebbero scambiare gli angoli. È molto strano, sto divagando troppo e sono stupidate. Un cubo molto interessante, vorrei averlo. Quanto cazzo è? Costa, va bene, $50. Oh, guarda, ecco qua c'è il Time Machine. Però questo non è l'originale, cioè questa è una versione non della marca originale. Non mi ricordo qual era il marchio, però questa sticker è quella, no? Quella era base nera e poi era, cioè aveva, era molto particolare. Poi hanno fatto tipo il marchio tipo parallelo, che non era così tanto buono, però era quello che hanno prodotto in massa, invece quello no, o quello sì, ma per un periodo di tempo breve. Cose strane. Vediamo altri cubi, perché ho perso un sacco di... stiamo vedendo cubi, non si perde mai il tempo. Però vediamo altri cubi. Qua c'è il Time Machine, qua c'è il Axis Wheel of Wisdom. Ah, è un Wheels of Wisdom. Vediamo, c'è il Wheels of Wisdom qui? Ecco, questo è il Wheels of Wisdom. Questo è una specie di Time Machine, però gira come un... Cazzo, questo cubo è hardcore, eh? Perché non gira attorno agli angoli. È come il Time Machine, però gira come un 3x3, e allora si fanno molti più tagli, ci sono più pezzi da permutare, da scambiare con gli altri, questi sarebbero i centri, mamma mia. E poi, a parte tutto, a parte questi tagli, così che queste linee perpendicolari, ci sono quelle diagonali, cioè tu a questa ruota, certo, se non sarebbe un 3x3, puoi girarla a 45 gradi, e hai altri tagli del 3x3, e allora si crea questa stellina. Bellissimo. Questo cubo, Diane, mamma mia, Diane, mi sta piacendo, eh. Guardate, che cazzo è questo? Non so che cazzo sia questo, però è bello. Oh, parlando di questo era un 3x3. Questo è un 3x3, ok? Però che questo piccolo centro qui, cioè il centro reale sarebbe questo, per quello che capisco. Questo sarebbe il vero centro, e questo è di Moyu, questo cubo qua lo dice. Mamma mia, ho scoperto l'America. E nel 1492. Mamma mia, un po' di storia non ci sta mai male. Mamma mia, un po' di storia sempre viene bene. Allora, questo è un 3x3. Abbiamo qua gli angoli che sono enormi. Poi abbiamo queste riste, questi spigolini qui, che non si vede qua il pezzo, ma si vedono questi triangolini. Ma è, per quello che capisco, è un... Si può, no? Sì. Si può, si gira come un 3x3. Sì, perché poi segue questa linea e allora... Cioè, taglia, no? Parte da qui, rompe questa wheel, questa ruota. Sì, il centro sarebbe questo piccolino qui. E poi... C'è la versione black, per favore? Vorrei la versione black. Dov'è la versione black? Qua? Questa è l'immagine della versione black. No. Qua! Versione black, su Cubes. E niente, si porta via tutto questo pezzo, come se fosse un 3x3, però poi il centro in sé per sé, che è la ruotella che ruota in forma indipendente, si porta per esempio questo pezzo, questo piccolo angolino se lo può portare qua, e allora cambia di posizione. E allora quello che dovresti fare, no, per risolvere questo cubo, per quello che intuisco, perché non ce l'ho mai avuto, è risolvere il 3x3 esterno e poi trovare algoritmi, che non sono per niente difficili perché hai la ruota indipendente, fai sì che questi pezzi, facendo queste rotelline, fai permutazioni dei pezzettini e niente. E lo risolverai, immagino. Immagino, poi non lo so. Potresti anche mettere ogni arista con ogni pezzettino di questi, ma penso che sarebbe un po' più complicato. E poi fare angoli, no? No, secondo me è meglio fare il 3x3, questo grande, e poi andare a risolvere le rotelline con algoritmi concreti. E farlo tante volte fino a risolvere il cubo. Secondo me, non ce lo farò nelle mani, non posso dire nulla. 20 euro praticamente, cioè 19 euro, dollari. E non c'è spedizione, perciò sono 18,50. Non c'è spedizione di... Beh, free shipping. Però veramente, è un vero free shipping. Poi vediamo questo MF8 cinese Lulatix Panel Magic. Non so come giri, immagino che questi angoli si possano girare in 120 gradi, no? Questi di qui, con questi pezzi, no? E poi anche questo secondo strato è lo stesso con questi. E allora questo, per esempio, se giro questo, si porta via questo e porta questo qui. E poi giro questo se lo porta lì, e già questo è un vero e proprio cubo, perché è veramente wow. Ma poi, a parte, puoi risolverlo come un 3x3 e tutto se ne va a fanculo, perché si scombina tutto. Vediamolo. Sì, effettivamente sono due strati che girano attorno agli angoli, agli axis, e poi lo giri come un 3x3 e diventa un mostro. Vorrei averlo. $35-36.
mi piace. Questo è un 17 Yuxin Huanglong Sugarless. Vediamo. Molto bello, molto belle. Immagini molto belle. Immagino che non ci sia la versione black, vero? No, non c'è. Questo cos'è? Yuxin Multi Cube. Questo cos'è? Uno Cube Multi? Perché c'è tipo all'interno e all'esterno e... c'è qualcosa che non va? Non lo so, non ho idea di come funzioni questo cubo. Immagino che con me lo Cube giri attorno, cioè giri attorno agli angoli, no? Agli axis, e si porti con sé una bella parte del cubo. Immagino che facciamo questi giri così, cioè se giriamo, no? A partire da questo, immaginiamo che questo è uno strato, immaginiamo che qua non c'è questo sticker ed è tutto nero. Se questi strati piccoli non ci fossero, sarebbe uno Cube normale, e ovviamente togliendo questi centri. Però c'è questo skew all'interno che non so come funzioni, perché è un centrino qui e non so come funziona. Però, parlando dell'esterno, stiamo aggiungendo in pratica uno strato fra i tagli di uno skew. Cioè, lo skew non ce l'ho qua, l'ho lasciato a Roma, vero? Sì, l'ho lasciato a Roma, cazzo. Oddio, guardate, ogni volta che giriamo il cubo, portiamo via questi pezzi, questi tre pezzi. Perciò sono facce del 3x3. Però ovviamente non è un 3x3 perché non ci sono liste di due pezzi, ma ruotano sempre attorno a questi centrini di qui, o no? Non lo so, sto divagando troppo, non so come funzioni, però questi sono gli skew. Se non lo sapete, questo è uno skew. È squab, come lo dicevo quando ho iniziato a cubare. Squab? No, non è squab, è skew. Guardate questo è il Kijimo Fang Clover. Il Clover vorrei averlo. Sembra bello perché puoi ruotare, no? Questo, secondo me... mette insieme un po' la meccanica, no? Il meccanismo del Rex. Era il Rex, vero? No, non è che mi sto confondendo. Rex Cube, ok. No, non è il Rex, è il Dino. Cazzo, sempre li confondo. Il D. Sì, effettivamente, mette un po' insieme, no? Il Dino, che il Dino non è altro che... bene, su Amazon S di Spagna. Che gira attorno agli angoli, no? Permuta, no? Sposta queste ariste, questi spigoli. Ma non soltanto questo, ma poi mette quello del Kiji, non mi ricordo il nome, che metteva Kiji, non mi ricorderò mai. Ma era bello. Questo qui, il Kiji Eevee. E mette questi due cubi insieme e abbiamo un Dino e un Eevee. Lo ricordavo, mamma mia. Lo ricordavo. E niente, li mette tutti insieme. Sono cubi molto belli. Questo è Cubes, una pagina molto bella. Secondo me lo possiamo lasciare qui. Ho già registrato 15 minuti di video. Poi editando sarà un po' meno. Poi aggiungendo lens screen sarà un po' di più. Perciò io spero che questo video vi sia piaciuto un sacco. Se è così, lasciate un bel mi piace. Ho parlato un sacco, perciò vado adesso a editare. Lasciate un mi piace, condividete con i suoi amici. Ci vediamo quando ci vediamo. Un altro giorno. Ciao.